Winner del primo Grant, Clone to Clone, una montagna clone di to clone, molti... Billy Stick. Vieni, Giulinda. Giulinda. Ciao, Giulinda. Complimenti. Beh. Te l'aspettavi, secondo me, un po'. Ho visto di una determinazione feroce. L'ultima sì, me l'aspettavo, però addirittura la prima no. Quindi sono molto felice e ringrazio tutti quanti quelli che mi hanno votato su Facebook, tutto l'esercito messo su dal mio collega Sokol Costa, tutti quelli che mi hanno votato dall'Albania, dalla Grecia, dall'Italia, dagli Stati Uniti e in particolare la famiglia May che mi ha seguito oggi in diretta dalle 9 del mattino dalla California. Senti, un abbraccio, Giulinda, a tutti. Una cosa, Giulinda, grazie mille. Una nota biografica, mi racconti come sei finita qua in Italia? Perché sei nata a Tirana, ho visto. Sono nata a Tirana, sì, poi ho finito il liceo, dovevo scegliere dove andare a fare l'università. Ho già scelto di fare informatica e quindi ero indecisa tra Grecia, dove ho i nonni, e Italia. Hai fatto la Sapienza? Sì. E ho detto no, vado in Italia perché già so la lingua molto meglio del greco e in più in Italia l'informatica tira di più rispetto alla Grecia ed eccomi qua. Perfetto, grazie, in bocca al lupo per il tuo futuro di ricercatrice. Grazie Claudio. Gianluca, winner, il secondo grande. Il secondo winner is Billy Stick. Devo dire, da papà che ha visto la sua bimba dentro la cosa, no, sento il need di questa tecnologia. Sono molto contento, voglio ringraziarvi per questo premio. Tu vedi, non hai avuto i 30 secondi per spiegare che ci farai quei soldi, adesso sono 10 però. Sì. Te l'abbiamo tolti i primi 30 secondi finali per dire... No, mi scuso per l'ultima slide. Finire. L'ultima slide cercava di spiegare come era stato tutto questo progetto, dove era nata l'idea. All'inizio con l'idea del professore Richard Wember, è neonatologo americano che ha avuto questa idea, dopo un po' chi ha sopportato questo progetto, cosa cerchiamo di fare con questi soldi, arrivare a un prototipo di prefase industriale e dopo tra uno o due anni di questo arrivare sul mercato. Quindi secondo te tra 12 mesi avremo un prototipo dei test funzionanti? E quella è l'idea. Della bilirubina. Fantastico. Beh, niente. Grazie. Congratulazioni.